Tra tutte le regioni italiane, il Molise è quella che ha il maggior numero di extracomunitari, un dato importante che però invita alla riflessione. La sanità regionale subirà ulteriori tagli e declassamenti, lo stabilisce il decreto Balduzzi, che entrerà in vigore tra poche settimane. Per la città capoluogo di regione, la festa del Corpus Domini rappresenta l'immagine e la tradizione popolare. I misteri sfileranno tra l'ammirazione di molti turisti. A Isernia domani si rinnova l'appuntamento con la giornata dedicata allo sport, un'occasione per socializzare e all'insegna del puro e sano divertimento. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TLT. In questo periodo dove si parla molto di migranti e anche di accoglienza, pochi sanno che è il Molise, in rapporto ai cittadini residenti, ad ospitarne di più. A dimostrazione di questo citiamo i dati diffusi dal Ministero dell'Interno e anche dall'Istat, assemblati e diffusi dall'associazione Forche Caudine. Vediamo. Evitiamo accuratamente ogni polemica, ma vogliamo sottolineare un fatto assai importante. In fatto di accoglienza i migranti in Molise sono, rapportandoci ai cittadini residenti, il numero maggiore di quelli accolti nelle altre regioni. I dati parlano infatti di circa 36 migranti ospitati in Molise in proprie strutture per ogni 10.000 residenti, un numero davvero elevato se solo pensiamo che la Sicilia, la regione in cui sbarcano quasi tutti gli extracomunitari, ne ospita 33, seguita sempre tenendo fermo il rapporto di ogni 10.000 residenti da Calabria con 23 ospiti e Basilicata con soli, si fa per dire, 17. Per trovare la prima regione settentrionale bisogna andare al quinto posto, occupato con 17 ospiti da una regione che neanche ti aspetteresti, il Friuli Venezia Giulia. Sono questi elementi concreti e certi, tutti di provenienza dal Ministero dell'Interno e dall'Istat, assemblati però egregiamente da Forche Caudine, l'ottima associazione che raccoglie i romani di origine molisana. E sono dati significativi che raccontano di Lazio e Puglia che ne ospitano 14, delle Marche con 13, Umbria 12, ancora Piemonte, Campania, Emilia Romagna e Liguria tra 9 e 10, con Toscana, Sardegna, Trentino ed Abruzzo con circa 8 migranti ospiti. Chiudono la classifica dell'accoglienza tre regioni del nord, Lombardia e Veneto con 7 ospiti e per finire la prevedibile Valle d'Aosta con circa 5. Numeri che parlano chiaro, che dimostrano ancora una volta che il Molise diventa sempre e comunque una terra di conquista, un luogo dove, senza che i cittadini vengano ascoltati, si ritrova occupato da una miriade di fatti negativi che incidono fortemente con la tutela della salute, vedi il decreto Balduzzi che di fatto tra meno di un anno mortifica le strutture ospedaliere e dunque colpisce i cittadini nell'ambito di una buona assistenza sanitaria, vedi la sicurezza ambientale, le mille e mille porcherie che sporcano ai fini del guadagno di pochi e con la complicità della politica l'intero territorio. Ora anche i migranti, ne ospitiamo finora 1.145, si prospettano però altri arrivi. Se vi sembrano pochi rispetto ai 17.000 della Sicilia, vi potrà interessare che al 30 novembre del 2014 i molisani erano poco più di 313.000, i siciliani oltre 5 milioni. Intanto sul fronte migranti si dice preoccupato anche il presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, che comunica la sua partecipazione a giorni ad un incontro sul tema dell'accoglienza con il prefetto Francesco Paolo Di Menna. Sarà con l'assessore Di Labbio e alcuni consiglieri di minoranza, sollecitati anche dalla situazione di allarme dei cittadini di Campomarino, che hanno sottoscritto una petizione specifica a fronte del paventato arrivo in paese di un numero a tre cifre di migranti. Cambiamo argomento, nel giro di 2 settimane entrerà in vigore il decreto Balduzzi. La sanità molisana ne esce con le ossa rotte, la politica locale non è stata finora in grado di ottenere nemmeno la richiesta di deroga. Ce ne parla Giampiero Porfirio. Un brutto risveglio per il sistema sanitario e per le speranze dei pazienti molisani. Il governo ha di fatto spazzato via le residue richieste di deroghe particolari a questa piccola realtà territoriale con un declassamento generale dei presidi pubblici e privati.
Ma andiamo nell'ordine, il Cardarelli di Campobasso diventerà un nosocomio di primo livello, mentre per il Veneziale di Isernia, privato di ginecologia, otorino e pediatria, sarà destinato a diventare, come per il Sant'Timoteo di Termoli, solo un presidio di base. Fine dei sogni anche per gli ospedali minori di Agnone, Venafro e Larino. L'istituto Neuromind di Pozzilli perde la neurochirurgia. La mannaia del decreto Balduzzi, che entrerà in vigore venerdì 19 di questo mese, non salva proprio nulla nel Molise. Il governo Renzi ha fatto orecchie da mercante rispetto alle richieste di modifica del decreto partite da Palazzo Vitale. L'ex governatore Michele Iorio chiede a Paolo Frattura adesso di giocarsi l'ultima carta, impugnando il provvedimento per sollevare dubbi di legittimità costituzionale. Una condizione necessaria, a parere del centrodestra, al fine di procedere all'approvazione di una legge regionale che riordini l'intero sistema sanitario. Salvare il salvabile sarà adesso solo possibile unendo le forze politiche in ambito locale e regionale, ma i danni sembrano ai più ormai irreparabili. Ed a proposito, è tempestiva la nota di Nicola Felice, presidente del Comitato Sant'Timoteo, che dice: il decreto non lascia più il tempo di sperare nelle fantomatiche richieste di deroghe al regolamento per avere l'ospedale Cardarelli di Campobasso come DEA di secondo livello e gli ospedali Sant'Timoteo di Termoli e Veneziale di Isernia come DEA di primo livello. Purtuttavia, continua, siamo in attesa di partecipare alla seduta del 9 giugno della quarta commissione regionale. La gestione amministrativa di un comune come Pesco Pennataro è la realtà di far pagare ai cittadini il minimo delle tasse, nelle parole del suo sindaco Pompilio Sciulli, intervistato da Michele D'Alessio. Vediamo cosa ha detto. I cittadini di ogni comune si lamentano, i carichi sono pesanti, i comuni cercano di spillare soldi. A Pesco Pennataro il clima è un pochino diverso, le tasse non si pagano. Non si pagano, le tasse si pagano, ma per fortuna l'amministrazione è riuscita a contenerle al minimo. Anche quest'anno stiamo per adottare delle delibere con le quali appunto vengono confermate tutte le tariffe degli anni passati senza prevedere alcun aumento. Certo, questo di fronte ad una spending review che il governo Renzi sempre, con sempre più pressione fa valere nei confronti dei comuni, insomma vuol dire buoni risultati, ecco, incentivare la gente a magari anche ad acquistare casa al paese. Questo grazie a delle entrate che avete da fondi rinnovabili, fondi alternative che esistono nel comune, quelle fondi alternative energetiche che negli altri comuni stendono a decollare. Questo grazie ad una serie di cose che sono state fatte durante l'amministrazione passata e che oggi forse danno qualche profitto, ecco, sì, sicuramente il fotovoltaico, il grande impianto da 2 mega è una di queste cose che porta alle casse del comune diverse migliaia di euro ogni anno e questo permette insomma di aiutare le casse a non alzare le tasse. Molto ha fatto anche la buona amministrazione del non fare nuove assunzioni superflue ed inutili, nel non magari prevedere ulteriori mutui già rispetto a quelli che ancora stiamo pagando fatti tanto tempo fa. Insomma, ecco, questa è l'amministrazione culata, premia dopo tanti anni. I comuni ogni anno si vedono ridurre quello che viene chiamato il fondo di solidarietà, ovvero sia i trasferimenti erariali che ogni anno il governo eroga nei confronti dei comuni e ogni anno questo tasso viene ridotto e quindi i comuni si trovano a dover far fronte alle stesse spese con minore entrate da parte del governo e quindi le amministrazioni che magari hanno fatto qualche azzardo in passato, qualche spesa di troppo oppure hanno fatto qualche lavoro pubblico non con finanziamenti erogati dallo Stato, dalla Regione, poi non riescono a coprire queste cose. Il problema è che il governo, quando si tratta di tagliare, taglia sempre solo i comuni e i sindaci sono diventati quelli che vengono chiamati gli esattori perché comunque ci mettono la faccia ogni anno, ogni giorno, affrontano la propria gente e quindi si trovano costretti a dover giustificare non scelte comunali ma scelte governative.
Nonostante le 5 richieste presentate all'ASL dal direttore del distretto di salute mentale, il dottor Franco Veltro, che chiedeva di installare un sistema di videosorveglianza, nulla è stato fatto in termini di controllo e sicurezza della struttura. Dopo il furto messo a segno dai ladri circa 10 giorni addietro al centro di salute mentale di Campobasso, nelle scorse ore si è registrato un analogo episodio, questa volta però al centro diurno. Ancora una volta i furfanti hanno potuto agire indisturbati, ha commentato Franco Veltro. Parliamo adesso delle Carresi. Il futuro delle Carresi sempre più al centro del dibattito mentre si lavora a nuove regole per continuare la tradizione. A tal proposito i consiglieri comunali di minoranza di San Martino in Pensis, Antonio Zio e Giuseppe Totaro, hanno presentato un'interrogazione al sindaco Massimo Caravatta per conoscere l'attuale situazione. Si conoscevano per sommi capi l'esistenza di alcune indagini legate a controlli effettuati mesi fa dalle forze dell'ordine sugli animali, ma hanno aggiunto i consiglieri Zio e Totaro. Mai si poteva immaginare un così duro epilogo. L'approvazione del bilancio consuntivo del Comune di Isernia è l'occasione di alcune riflessioni da parte di Bice Antonelli, consigliere comunale di Sinistra, Ecologia e Libertà, raccolte dal nostro corrispondente, vale a dire Michele D'Alessio. Vediamo. Bice Antonelli, lei è una persona pacata, così riflessiva, però questa volta insomma ha fatto un intervento in qualche modo, stiamo perdendo la pazienza, che è successo? No, io sono una persona pacata, riflessiva e le mie riflessioni in genere le esterno in maniera altrettanto pacata e riflessiva. L'intervento vuole semplicemente sottolineare l'esigenza di garantire per quanto possibile e al più presto una diminuzione della pressione fiscale e una, diciamo, un rilancio dell'attività amministrativa. Non è assolutamente un intervento aggressivo, poi è espressione della volontà politica, della posizione politica, non di Bice Antonelli ovviamente, ma delle segreterie provinciali di Sinistra Ecologia e Libertà e del Partito Socialista Italiano. Riuscirà in questo suo intento? Io nei miei intenti, nelle cose che mi prefiggo io come i miei amici, i compagni che mi sostengono all'esterno del Consiglio Comunale, metto tutto il mio impegno. Sono sicura che altrettanto farà il sindaco, altrettanto farà l'amministrazione. Ma nella maggioranza un po' di fibrillazioni ci sono, che cosa sta succedendo? Ma fibrillazioni, sì, ci sono confronti politici, ci sono confronti di idee, di posizioni, civilmente e democraticamente come in qualsiasi maggioranza, altrettanto immagino che avvenga nella minoranza. È il confronto democratico, non c'è nulla di strano. Il suo tagliando personale ad oggi com'è? Il mio tagliando personale è positivo, sono contenta di quello che faccio, mi impegno, anche se magari non sempre si vede per la collettività, cerco di fare quello che posso e sono felice di quello che faccio. Con la stipula della convenzione con la Regione Toscana è stata attivata la procedura per una piattaforma digitale installata presso il Servizio Istruzione della Regione. Sul piano tecnico è stato costituito un nucleo composto dai rappresentanti dell'ANCI, dell'Ufficio Scolastico Regionale e delle due province molisane. La piattaforma digitale consentirà agli edifici scolastici del Molise di essere costantemente monitorati sia a livello regionale che come parte dell'anagrafe nazionale degli edifici scolastici. Il Comune di Campobasso, Regione, Provincia, Fondazione Molise Cultura ed alcune associazioni culturali presentano all'UNESCO la candidatura della festa del Corpus Domini e della Sfilata dei Misteri per l'inserimento nella categoria dei beni materiali. Vediamo. Orgogliosi quindi di presentare questa candidatura che naturalmente, proprio perché la festa dei misteri e quindi la tradizionale sfilata dei carri rappresentano quindi l'evento più, tra gli eventi più importanti della nostra tradizione culturale, di cui noi tutti i molisani siamo orgogliosi. Il percorso che ci accingiamo a intraprendere è sicuramente un percorso lungo, un percorso difficile come ha precisato il sindaco, ma nello stesso tempo un percorso appassionante anche, perché noi riusciremo, faremo di tutto per fare in modo che l'UNESCO faccia rientrare nel catalogo, nella categoria dei beni
immateriali anche la nostra festa del Corpus Domini con la sfilata dei misteri. Questo soprattutto per conferire a questa festa, che ripeto è tra le manifestazioni più importanti e suggestive della nostra cultura popolare e religiosa, abbia il rilievo che merita, non soltanto a livello nazionale ma anche a livello internazionale. È importante questa sinergia istituzionale, perché è una sinergia che darà maggiore forza quindi alla presentazione, alla proposta e alla realizzazione di questo progetto. C'è il Comune, c'è la Regione, c'è la Fondazione Molise, c'è la Provincia, c'è l'associazione che è l'associazione custode appunto di questo patrimonio che ha la città di Campobasso, cioè custode dei misteri. Quindi tutti insieme intraprenderemo questo percorso che, ripeto, sarà sicuramente un percorso lungo e difficile, però è chiaro che questa sinergia darà maggiore possibilità alla città e quindi di ottenere quello che ci prefiggiamo di raggiungere e di ottenere. Anastasia Laurelli e Mario Livrieri si aggiudicano la 14ª edizione del premio di narrativa Michele Buldrini. Con Destinazione Paradiso, Anastasia Laurelli, studentessa della 3ª B dell'Istituto Mario Pagano di Campobasso, si aggiudica il premio della sezione scuola. Invece Mario Livrieri, detenuto presso la casa circondariale di Campobasso, è il vincitore della sezione giovani con Mi chiamo Mario, in cui l'autore scarnifica e rende essenziale la vicenda umana. Torna domani, come si diceva anche in apertura, la festa del Corpus Domini, torna al mattino con la sfilata dei misteri, la processione solenne invece del pomeriggio e poi il concerto serale di Roberto Vecchioni, la giusta conclusione di una festa che richiama migliaia di visitatori e che di fatto è già iniziata da giorni con le tante iniziative e le bancarelle degli ambulanti che hanno occupato la città. Vediamo. Campobasso è da alcuni giorni quasi del tutto bloccata, il traffico è lento e difficile, sono aumentate le difficoltà negli attraversamenti, le migliaia di ambulanti hanno di fatto occupato i siti loro destinati ed i vigili, pur con fatica, cercano di far rispettare gli spazi di posteggio assegnati per le bancarelle, impedendo agli abusivi che non pagano di creare problemi a quei commercianti ligi al dovere. La città è in festa, è arrivato il Corpus Domini, domani si concluderanno le manifestazioni religiose, storiche e del divertimento. Come da prassi storica, nella mattinata sfileranno per la città i 13 ingegni, le macchine create da Paolo Saverio di Zinno, al quale finalmente la città ha dedicato ieri una strada. Nel pomeriggio naturalmente sarà centrale la solenne processione che attraverserà la città riportando la giusta attenzione sui richiami religiosi, una processione che coinvolge tutti i cittadini che si raccolgono nel gesto di consolidare l'unione profonda di una città per una devozione che per secoli non è mai venuta meno. La serata invece come sempre è dedicata alla musica, questa volta il concerto finale è affidato a Roberto Vecchioni, uno dei cantautori più interessanti del panorama musicale italiano, sull'onda del successo davvero da tanti anni, ma che ancora riesce a comunicare emozioni autentiche a coloro che lo sanno ascoltare. Inutile dire che però sono i misteri che incassano l'attenzione maggiore, tanti molisani che per devozione e rispetto della tradizione giungono domani a Campobasso, sempre e soltanto per essere vicini alle macchine, per farsi fotografare magari con i diavoli, per farsi sporcare da loro di nero fumo, per osservare rapite le ardite posizioni dei figuri, specialmente i bambini. Tante le persone impegnate negli allestimenti degli ingegni, oltre 800 persone, tra figuranti, bambini, portatori e musicisti, un piccolo grande esercito di campobassani e non che si sentono onorati di partecipare ad un evento che segna la storia della città attraverso una manifestazione che è vera rappresentazione scenica in movimento, un gesto di devozione ma anche e soprattutto la magia di qualcosa di unico nel mondo che coinvolge ancora ed ancora emoziona. Concerto musicale del pianista molisano Simone Sala questa sera in Piazza Prefettura a Campobasso a partire però dalle ore 21 e come si diceva domani mattina la tradizionale sfilata dei misteri, 13 come sempre gli ingegni portati a spalla dai devoti. Bene, adesso come ogni giorno la parola la cediamo volentieri alle previsioni del tempo, ascoltiamole. Mm.
Pressione alta e cielo velato nella prima parte di oggi sul Molise, dalla sera poco nuvoloso. Le temperature odierne sono comprese tra i 17 gradi la minima a Campobasso fino ai 29 la massima su Isernia. Ventilazione debole settentrionale, calmo il medio adriatico, sulla regione domattina il cielo si presenterà sereno velato, valori climatici stazionari, i venti ruoteranno di direzione variabile. Pratica motoria e divertimento domani a Isernia, Termoli e Petacciato. Si rinnova l'appuntamento con la giornata nazionale dello sport. Sono 15 in totale le discipline sportive che verranno praticate domani mattina ad Isernia, Termoli e Petacciato nel corso della 12ª giornata nazionale dello sport, indetta su tutto il territorio italiano dal CONI. Le discipline scelte in Molise sono calcio, pallacanestro, pallavolo, arti marziali, rugby, ciclismo, ginnastica, atletica, scherma, pugilato, tiro con l'arco, danza sportiva, tennis tavolo, badminton, sport paralimpici. L'iniziativa nazionale vuole diffondere la pratica motoria e i valori sociali e culturali dello sport. La giornata si incentrerà prevalentemente sulla presentazione delle discipline nelle proprie caratteristiche tecniche di base e offrire a giovani e non di avvicinarsi ad esse in un approccio semplice in forma di divertimento. Per coloro che amano lo sport, quale migliore occasione per avvicinarsi ad esse e provare l'emozione di salire magari su un ring o cimentarsi con qualche colpo da kung fu? Ad Isernia le manifestazioni prenderanno il via alle 9.30 nei pressi del terminal autobus adiacente Corso Garibaldi. Stesso orario a Termoli, teatro delle attività sarà lo stadio Cannarsa, mentre l'ultima tappa a Petacciato sarà lungo viale Pietravalle. Secondo giorno di discese sub nei fondali cristallini delle Isole Tremiti per Umberto Pellizzari, campione del mondo di apnea. Un evento tra mare, sport e natura promosso dall'Apnea Academy fino a domani. L'edizione 2015 della Festa del Giovane Calciatore si svolgerà in Molise domenica 14. Quest'anno la categoria Piccoli Amici si sfiderà sul verde della Selvapiana di Campobasso. Sono invitate alla manifestazione di propaganda sportiva tutte le scuole calcio del territorio molisano. Era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento per le prossime edizioni. Arrivederci.